Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Eccellenza Reverendissima, la nostra comunità parrocchiale esulta e gioisce per la visita del suo pastore. Ella è qui per confermarci nella fede. La sua visita è per tutti noi un'occasione propizia per riflettere, per lodare il Signore, per rinnovarci interiormente e incoraggiarci nella ricerca di nuove abilità apostoliche per crescere nella vita spirituale e sociale. Ella viene come maestro. Perciò dovremo ascoltare e dialogare, presentare con sincerità i bisogni e le difficoltà, ma anche il nostro impegno concreto per la costruzione di una comunità della comunione. E lei è qui come pastore, quindi è guida che incoraggia e aiuta a pensare nuovi progetti di evangelizzazione. Ella è qui come padre, che consola e richiama i suoi figli al rinnovamento della propria coscienza. Ci siamo preparati a questo incontro con la preghiera per tutto il periodo di avvento, accogliendo le indicazioni dell'eccellenza vostra contenute nella sua ultima lettera pastorale a cuore aperto. Leggo testualmente: vorrei incoraggiarvi a coltivare la vita dello spirito e della preghiera per poter rispondere alla sfida della nostra stagione culturale. Ed ancora, le nostre comunità cristiane devono diventare scuola di preghiera, dove l'incontro con Cristo non si esprima soltanto in implorazioni di aiuto, ma anche in rendimento di grazie, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, fino ad un vero invadimento del cuore. Questa comunità parrocchiale eccellenza è una comunità attenta, aperta, sensibile, obbediente e generosa. Io sono pieno di esserne parte. Nel periodo in cui l'eccellenza vostra si fermerà nella nostra comunità parrocchiale, avrà modo di toccare con mano la vitalità di questa comunità. Domani mattina incontrerà il mondo della scuola, i ragazzi della scuola media numero 4, dell'Istituto Statale per Geometri, i bambini della scuola dell'infanzia e primaria, con i loro educatori e docenti. Nel pomeriggio incontrerà i bambini e i ragazzi che frequentano il catechismo parrocchiale, con i loro catechisti e i loro genitori. L'incontro culminerà con la celebrazione del memoriale del battesimo, a cui parteciperanno, oltre ai testimoni, i genitori, i padrini e le madrine. Quindi incontrerà le suore del Sacro Costato, che con la loro opera di formazione contribuiscono a gettare le basi per i cittadini di domani. Ed infine i partigliani e i credi di San Giovanni e San Giuseppe. Sabato poi incontrerà il mondo della preghiera, le monache del monastero delle Sacramentine, che nel silenzio e nella contemplazione del Santissimo Sacramento rappresentano il cuore pulsante della nostra parrocchia. Sempre sabato, nei lavori dell'assemblea parrocchiale, prenderà visione concretamente dello spessore della vita della nostra comunità parrocchiale. Incontrerà i suoi collaboratori, i membri del consiglio pastorale, degli affari economici, dei catechisti, del coro,
i ministri straordinari della comunione, della carica, del decoro della Chiesa, della storia cattolica, dei comitati e delle associazioni. Sono certo che ci aiuterà a guardare sopra il sole per creare futuro, un futuro basato sulla promessa divina che diventa benedizione, la sua prima lettera pastorale, a guardare con gli occhi di Dio, dice sempre nella sua seconda lettera pastorale. Vorrei invitarvi in modo particolare a tradurre l'ascolto della parola nella capacità di guardare le cose e le persone con gli occhi di Dio. Ed infine domenica, nella celebrazione dell'Eucaristia, incontrerà il mondo della sofferenza, gli anziani e i malati, con i loro familiari, i medici, il personale paramedico. La visita dell'eccellenza vostra si concluderà con la celebrazione dell'Eucaristia, celebrazione in cui conferirà il sacramento della confermazione ai nostri ragazzi. Eccellenza, nel mio cuore di padre non manca la pensione e la sensibilità nei confronti dei giovani e delle famiglie. Sono due ferite aperte, ferite che anche l'attore pastorale dell'eccellenza vostra intende sanare. Sono cosciente che l'azione pastorale deve essere non solo più puntuale, ma anche più attenta, più qualificata, più incisiva. Confido nell'aiuto del Signore, nell'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Signora del Rimedio, di Sant'Efisio Martire, nostro patrono, ma anche sulla comprensione e l'amabilità dell'eccellenza vostra. Chiedo umilmente per me e per la mia comunità la sua paterna benedizione.